Allora, sarà stata un'eccezione, però invece di restare in Campania, in provincia di Caserta, un'azienda ha presentato un progetto molto, diciamo, di capping e contaminazione del suolo da pompe e cambio, e invece li ho invitati a presentare, a valutare la possibilità di una futura deposizione di questa azienda, anche perché guardava il primo metro, quindi questo. E poi solo un'osservazione sulla terra dei fuochi. Una provocazione, nel senso che io credo che in tutta Italia ci siano rifiuti interrati, la Campania ha gli stessi problemi ambientali, né più né meno di altre regioni. Il problema, secondo me, è che la gente normale è confusa perché parlano preti, cantanti, politici. I dati sono oggettivi, l'interpretazione poi si può discutere, ma i dati sono questi. Allora, ultimamente si è parlato del 60% dei suoli agricoli interrati. Non è vero. Perché la percentuale è un fatto matematico, e ricordo solo che la terra dei fuochi si sta indagando su una piccola percentuale, cioè solo su quelle potenzialmente, cioè a rischio 5, a rischio 4, a rischio 3. Quindi sono state escluse ampi territori agricoli dove non c'è il presupposto ad andare a indagare, quindi bisogna fare il complessivo delle aree agricole. Quindi voglio dire, le percentuali sono tutte sballate, proprio perché non parlano, diciamo, gli addetti ai lavori, ma parla gente che non sa di quello che sta parlando. Scusate, rispondo. Io ho citato il caso della terra dei fuochi soprattutto per mettere in evidenza. No, ma io sono d'accordo con te, sono d'accordo, ma non per la, non mi sento in polemica. Proprio per mettere in evidenza che anche in una zona che noi sappiamo essere contaminata, poi quanto sarà contaminata realmente, ovviamente questo è un altro discorso. Il tetrapoliettilene è la specie chimica in falda più diffusa. Era per mettere, ma questo vale, non so se vale anche l'area urbana di città del centro-nord è piena di solventi clorurati. Se il moderatore me lo consente, vorrei. No, sono io, qua. Qua. Allora, questo mi fa piacere e so che anche l'Art Abruzzo promuove sistemi alternativi, fito. Io ho fatto quell'affermazione lì, cioè che a volte. No, ma c'è un motivo e secondo me vale la pena evidenziarlo. Non è solo quello, è che secondo me noi come agenzie purtroppo siamo troppo spesso messi in discussione, cioè a differenza di altri paesi, la nostra voce non è la voce scientifica. E dobbiamo sottostare a delle norme complicate e vaghe che poco hanno a che fare con la realtà di ciò che avviene nel terreno. Però ci sentiamo sotto scopa perché nel momento in cui non rispettiamo a volte qualcosa di definito, ma anche di castrante, ci sentiamo, rischiamo perché ci sono diversi casi in cui veniamo chiamati in giudizio perché viene messa in discussione. Quello che noi diciamo, noi dovremmo come agenzie recuperare questo, cioè di essere un soggetto indiscusso, siamo un ente pubblico, abbiamo una validità scientifica di quello che facciamo, quello che diciamo, quindi non possiamo essere messi in discussione in questo modo. Posso parlare io? Allora, prima cosa, ma mi sentite tutti lo stesso? Allora, il punto fondamentale è che, punto verissimo, innanzitutto la gente vuole sentirsi dire quello che pensa che ci sia. E quindi su questo, diciamo, la parte informazione ci viaggia a migliaia. Questo è uno dei primi punti rispetto a questo. In sedi ufficiali come le commissioni parlamentari, l'ISPRA si è fatta parte di gente proprio per segnalare questo. La terra dei fuochi non riguardava un territorio vastissimo della Campania, ma era un problema abbastanza che affrontavamo in maniera puntuale, specifica e con le varie, era un problema mondiale. Soltanto che le sedi ufficiali sono quelle che poi non sono riprese perché non funziona se, no, se uno dice questo, sostanzialmente la gente dice, mi collego al secondo punto, dice non è vero, sono stati pagati, no, per questo, ed ecco, non è messa in discussione delle agenzie e dell'ISPRA stesso. Non proprio da un incontro adesso, discutevamo dell'autorevolezza del sistema anche rispetto alla nuova legge. Io credo che però c'è una colpa anche nostra, c'è colpa tra virgolette, cioè noi dobbiamo fare ancora un percorso, ne parlavamo prima, cioè dobbiamo avere anche le nostre procedure, dobbiamo in qualche modo averle omogenee,
non farci trovare l'un l'altro, inciamparci, no? Per esempio anche situazioni in cui le procure stesse ci giocano, dobbiamo giocare la nostra partita di disponibilità verso l'autorità, definendo gli strumenti con i quali ci mettiamo a disposizione. Dobbiamo essere compatti, e un po' la riunione di oggi ha questo significato, anzi è stata una bella alzata di palla questa, perché la riunione di oggi è proprio alzare il livello della conoscenza per trasformarli in metodi, per trasformarli in procedure che devono diventare omogenee di riferimento non solo al nostro interno ma verso l'esterno. Verso l'esterno vuol dire andare a confronto anche con appunto le diverse autorità ambientali, giudiziarie, dicendogli questo è lo stato dell'arte. Ieri noi abbiamo trovato per caso la conferma della nostra metodologia da un collega che veniva dal Belgio e per fortuna ha detto che faceva le stesse cose che abbiamo fatto noi, e questo ha certificato. Noi dobbiamo trovare questo processo di non semplicemente solo di autovalutazione, ma anche trovare conferma in un confronto continuo tra di noi e fuori di noi. Questa è la ragione di questo, e la ragione è proprio esattamente quella che hai detto tu, cioè confermare che il sistema ha autorevolezza, e allora affermare questo attraverso i suoi vertici, a partire dal Presidente di ISPRA come Presidente del Consiglio federale, nelle sedi parlamentari e nelle sedi di governo. Credo che questo sia l'unico percorso che noi possiamo mettere in piedi. Non è la pubblicazione individuale, non è il rapporto individuale, non è l'esperienza individuale, ma un'esperienza di squadra e collettiva. Io su questo credo molto. Quello che dice è assolutamente vero, penso a certe situazioni, non ho sentito neppure oggi tu hai detto, è un destino. Però credo che questo, insomma, può essere il messaggio che si coglie anche dalla discussione a cui non ho partecipato, ma è un punto fondamentale e un obiettivo fondamentale di questo incontro. Abbiamo ancora tempo? Non vi voglio obbligare, però abbiamo tempo. Zaninetta, ingegner Zaninetta. Mi allaccio solo all'intervento ultimo che ho fatto della vita. Accendilo, accendi il microfono. Carico. Mi allaccio solo all'ultimo intervento della phytoremediation. Evidentemente l'accettazione anche di una tecnica di phytoremediation nasce dall'accettazione dei risultati che si hanno sulla phytoremediation e del concetto di biodisponibilità del quale abbiamo già parlato, perché effettivamente poi la phytoremediation non è in grado di raggiungere dei limiti normativi, neanche quelli che vengono imposti con obiettivi di bonifica con l'analisi di rischio, e quindi occorre poi dal punto di vista tecnico, analitico e scientifico arrivare all'accettazione del risultato finale, cioè che quello che non viene tolto dalla phytoremediation di fatto non è assolutamente togliibile in nessun altro modo, perché altrimenti il passaggio successivo sarebbe poi lo scalo smaltimento, ma allora a questo punto uno si domanda se quello è il vero obiettivo ambientale. Puoi rispondere? Ma sì, intanto voglio dire che non è detto che non si raggiungano i limiti, come ho detto è una questione molto sito specifica. Poi ci sono interventi dove i limiti non c'entrano, per esempio nelle fitobarriere, quindi o in altri utilizzi come la fitodisidratazione, per cui sì, diciamo che possono esserci dei casi in cui utilizzo preliminarmente un'attività fito per intervenire a costi sostenibili oggi, perché non ho la possibilità di raggiungere, di impiegare denari oggi, e quindi faccio qualcosa che è nel potere delle mie tasche, oppure chiaramente non riesco ad ottenere degli obiettivi dove non arrivo con l'apparato radicale. Però che non si riescano a raggiungere limiti in condizioni ottime, cioè in senso astratto, questo non credo risponda a verità. Eccoci, non voglio far raffreddare la pasta, però solo una riflessione su questo. È vero, noi spesso siamo castrati anche da posizioni esterne alle nostre, diciamo che non provengono dal nostro sistema, provengono da altri enti. Però io penso che una cosa proattiva la possiamo fare noi,
e cioè possiamo comunque pensare di redigere protocolli di guida che diano supporto a chi deve decidere per farlo stare tranquillo, perché la nostra ansia è sempre quella che, spostandoci dal livello minimo della decisione o magari andando un passo avanti o proponendo qualcosa di nuovo, qualcuno ci possa accusare di bypassare il problema, di non tenere la dovuta considerazione l'ambiente e le passività. Allora io penso che comunque una cosa che possiamo fare è quella appunto di produrre come sistema, o anche ovviamente collaborando con tutte le persone coinvolte in questa tematica, produrre delle linee guida e dei protocolli che possano far stare tranquilli il decisore. Io mi ricordo perfettamente che il famoso contenzioso barriere fisiche e barriere idrauliche è stato deciso al Ministero su input dell'allora direttore generale, che ha detto: va bene, accetto la barriera idraulica, però ISPRA mi deve produrre un protocollo che mi garantisce che questa barriera idraulica funziona. Quello secondo me è stato un metodo semplice, comunque esemplificativo di come ragionano loro, cioè se c'è un ente, in questo caso un sistema addirittura, che comunque garantisce loro di essere coperti dal punto di vista tecnico, loro sono anche disposti a fare un passo avanti, però è chiaro che dobbiamo essere noi i primi a farlo. Se mi permettete un commento, io credo che noi siamo in forte evoluzione, sono molto contento anche degli interventi che ho sentito prima. Credo da un punto di vista tecnico ci sia un'evoluzione molto positiva dei nostri approcci allo studio, alla caratterizzazione, al controllo ambientale. Io credo che qui da noi è ancora la legislazione ambientale, che ha una arretratezza spaventosa. Noi ancora non riusciamo a definire cos'è un disastro ambientale, non riusciamo a dire che un disastro ambientale non si estingue fino a che gli effetti del disastro non si sono determinati. E mi rendo conto che in molte circostanze c'è una arretratezza legislativa mostruosa rispetto all'avanzamento della tecnica. Ecco, su questo io, ovviamente noi non possiamo far niente, ma forse chi ha degli incarichi... Siamo compatti e siamo in modo diverso. Esatto. Questo è il punto. Se siamo compatti, pensiamo in modo diverso anche su questo. Allora, questo è il punto. Perché spesso è la mancanza di norme chiare che rende poi anche le valutazioni finali. Io scusate, rilancio, chi fa le norme? Perché non vengono fatte dai funzionari delle regioni, cioè, non vengono fatte dai funzionari del ministero, vengono fatti non si sa da chi. Questo da 15 anni. Dobbiamo essere discassa per modificare un parametro, ci vuole una legge. Anzi, non ci si riesce molte volte. Ve lo posso assicurare, avendo presentato molte norme attraverso l'ufficio legislativo del Ministero. Poi bisogna, però, se si ha una certa autorevole, mi sentono tutti, io ho una voce abituata a far lezione nei vecchi tempi. E quindi credo che, però, è altrettanto vero se noi siamo compatti e propositivi. Cioè, compatti e propositivi è quello che ho detto prima. Cioè, io della riunione oggi, non è che l'ho detto all'inizio stamattina, ognuno che parla deve parlare pensando, anche questo intervento giustamente rispondo, di aver seminato qualche cosa che in qualche modo raccogliamo e in qualche modo ci serve per essere più compatti e proiettare e alzare l'asticella di come ci presentiamo. In Parlamento c'è una legge per il sistema agenziale, se quella legge passerà al Senato, quello che esce dal sistema agenziale è sostanzialmente norma. Quindi avremo risolto. No, non abbiamo risolto. Abbiamo risolto una parte significativa. L'altra parte è che noi dobbiamo garantire sostanzialmente quel processo per cui la norma è comunque inattaccabile da un punto di vista dello stato delle conoscenze, delle procedure, delle capacità, della certificazione dei risultati e compagnia. Quindi c'è un lavoro proattivo anche da parte nostra, anche se la legge nuova ci pone in un quadro diverso. Allora io credo che le due cose devono andare di pari passo. Rilancio un attimo, io sì. Sono Regione Emilia Romagna, non lo so, sistema agenziale. Allora, il problema è che ognuno ha il suo compito. Allora, noi in Italia abbiamo norme che mettono dentro alla norma delle linee guida tecniche, questa è l'assurdità europea, esatto. Perché noi dei funzionari regionali
regionali, non i politici, non i dirigenti, non i consiglieri regionali, i funzionari. Sono 10 anni che stiamo dicendo che le linee guida devono essere linee guida e le norme devono dire chi fa che cosa, con quali procedimenti e basta. Punto. Perché il dialogo deve avvenire poi tra i tecnici, tra i vari tecnici. Questo è il primo problema grosso. Il ministero è morto, io non lo so. Sì, ma non è solda, mi alza. Non fermo. Otto palle mi alza, non una sola. Tutto centrale. Che... Come era? Abbiamo allora, la strada l'abbiamo lanciata. La strada l'abbiamo lanciata. Da una parte parlavo di legge, dall'altra sono d'accordissimo su questo. Secondo, quello che ha detto Fabio Pascarella è condivisibile. Le linee guida di cui parla devono essere linee guida che escono dagli organi tecnici. Questo è il primo passo. Quindi non semplicemente. La legge dice chi fa cosa e dov'è la responsabilità. Ma le linee guida nascono da un incontro tra di noi, cioè nascono sostanzialmente dal confrontarci e da avere questa spinta, questa volontà, anche litigando, ma di raggiungere un qualcosa che poi tutti difendiamo. Allora questo ci dà quell'autorevolezza, anche rispetto al legislatore regionale o nazionale, statale in questo caso. Vi assicuro che quello che avete è assolutamente vero per esperienza nelle regioni e nello Stato. Sono 20 anni. Io forse sono un po' di più, però cerchiamo di spingere tutti insieme, gli strumenti sono sul percorso, se già questo esempio l'ho portato già stamattina che siamo in riunione su siti inquinati, nota la distinzione tra inquinato e contaminato, sottolineo questo, inquinato, quindi anche questi discorsi sono termini molto più generali che semplici, io credo che cerchiamo di focalizzarci su questo e di vedere, di rendere vivo anche il risultato di questa riunione. Questo che oggi non è che resta così sulla carta, io vorrei tirare fuori dei prodotti, quindi lo affido anche a Discassa questa stimolazione per spingere verso i prodotti. Bene.